Le caratteristiche principali di questo progetto, infatti, Risparmia è l'acronimo della riduzione degli sprechi irrigui a scala di parcella agricola nel comprensorio, per l'appunto, della Lombardia, in prevalentemente dove io mi occupo di studiare i vari fenomeni, e questa è una tematica, è un argomento estremamente importante, soprattutto perché con le nuove tecnologie e i nuovi strumenti di monitoraggio del contenuto del potenziale idrico nel suolo, attraverso tecnologie mobile e quindi la trasmissione diretta dei dati, è possibile aiutare l'agricoltore ad avere un'informazione in tempo reale sullo stato delle proprie parcelle, quindi dei propri suoli coltivati. Questo riduce gli sprechi e ottimizza appunto l'efficienza irrigua. La prospettiva occupazionale del progetto Risparmia principalmente legata al fatto che dovrà creare occupazioni e nuove figure professionali altamente specializzate. Queste figure professionali affronteranno tematiche sia dell'ingegneria del software, perché la trasmissione dei dati su applicativi mobile è un aspetto ingegneristico, ma altresì anche avere una formazione adeguata sulle scienze agrarie, quindi la conoscenza del suolo, la conoscenza delle piante, delle coltivazioni, e queste figure professionali fortemente specializzate sicuramente troveranno un riscontro all'interno del mondo lavorativo. Sono venuto a conoscenza di questo progetto, di questo concorso in realtà, tramite la mailing list dell'Università degli Studi di Milano. Io lavoro infatti alla facoltà di agraria e mi occupo di evapotraspirazione, di irrigazione nei campi e delle varie parcelle agricole, soprattutto improntando la mia attività di ricerca nel migliorare queste tecnologie e nel ottimizzare l'efficienza irrigua. E quindi questa tematica, questi progetti e soprattutto il titolo di questo progetto mi ha spinto a partecipare. Personalmente l'ambito dell'università mi piace molto e vorrei continuare a lavorare in questo ambito e in queste tematiche, soprattutto spingendo sia l'università sia gli agricoltori ad un'attività di concertazione, cioè mettersi attorno a un tavolino e decidere assieme le tematiche su cui studiare, soprattutto nel campo delle scienze agrarie. Questo è estremamente importante perché le innovazioni e le tecnologie che vengono a realizzarsi devono essere applicative e quindi devono calarsi nella realtà e devono avere un riscontro poi nel chi dovrà utilizzarle e chi eventualmente le comprerà. L'agricoltura di oggi è un qualcosa di estremamente potenziale, nel senso che molti agricoltori hanno ancora vecchie tecnologie, adottano ancora metodi e strumenti tramandati appunto di generazioni. Quello che noi vogliamo fare come progetto Risparmia, ma come prospettiva, è quello di aiutare questi agricoltori nel processo decisionale. Aiutarli senza esonerarli però, e questo quello che noi dobbiamo fare è fornirgli tutti gli strumenti all'avanguardia per poterli aiutare. Beh, è stata sicuramente una giornata molto proficua perché sono venuto a conoscenza delle realtà che ci circondano, altri giovani come me hanno portato avanti dei progetti estremamente interessanti. Quello che come a caldo mi verrebbe da dire è che non vorrei che da questa opportunità che è stata data a me ne uscisse un solo vincitore, ma in realtà quello di tentare di creare un legame, un filo conduttore con tutti i progetti presentati, almeno con i 10 finalisti, che comunque vedo abbiano una loro caratteristica in comune, quella di, per rubare appunto il titolo di uno dei progetti, di guardare l'agricoltura a 360 gradi. Questo è forse un piccolo obiettivo che mi piacerebbe raggiungere col tempo, coinvolgendo tutti gli altri ragazzi.